Alex Ferretti della Taverna Ferretti di Silvi è il vincitore della 23esima edizione dello Carratore d'Oro. La sua è stata una felice e raffinata rivisitazione del classico brodetto alla Silvarola, esaltato dalla scelta di materie prime eccellenti, con il giusto dosaggio e la cottura perfetta di ogni ingrediente, in una presentazione semplice ed efficace. Un'edizione, questa del Carratore d'Oro 2013, che ha soddisfatto gli organizzatori ed il presidente dell'Associazione Cuochi di Pescara, Lorenzo Pace, al quale i colleghi hanno voluto esprimere gratitudine per l'impegno e gli ottimi risultati conseguiti. Presidente, 23esima edizione dello Carratore d'Oro qui al Giardino dei Principi di Città Sant'Angelo. 30 cuochi, parliamone. È stata un'edizione come sempre molto impegnativa, molto professionale e devo dire che c'è stata una particolarità. Quest'anno, dopo diversi anni in cui abbiamo insistito sulla sinergia tra la innovazione e la tradizione, quest'anno hanno vinto, si sono classificati ai primi 3 posti, proprio una rivisitazione in chiave moderna del classico brodetto pescarese, ma anche silvarolo e oserei dire della costa adriatica. Giuria composta da Massimo Di Cintio, presidente, giornalista ed esperto enogastronomico, Fabrizio Camplone, titolare della pasticceria Caprisse e membro dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, Andrea Di Felice, presidente dell'Unione Cuochi Abruzzesi, Michele Ottalevi, capo team Cuochi Abruzzesi, Marcello Spadone, chef di cucina del ristorante La Bandiera, Peppino Tinari, chef di cucina del ristorante Villa Maiella, Domenica Vagnarelli, chef di cucina dell'Hotel Cristallo di Giulianova. Massimo Di Cintio, ancora una volta la qualità al centro dell'attenzione, 30 cuochi premiati più meritevoli, qual è la sua impressione? Ma l'impressione è sicuramente positiva, devo dire che c'è stata una bellissima gara, una bellissima competizione, abbiamo assaggiato e ci siamo anche molto divertiti in giuria. L'idea di innovare la tradizione è stata interpretata davvero in maniera esemplare, se vogliamo, perché c'è un utilizzo della tecnica, della tecnologia davvero, rispetto anche agli anni scorsi, più azzeccata. E poi c'è chi invece ha scelto la tradizione più pura e lo ha fatto davvero bene, e quindi anche qui il fatto di parlare dell'Abruzzo tra passato, presente e futuro. Ricordiamo che anche in questa edizione 2013 sono stati assegnati altri trofei che sono stati dedicati al piatto più innovativo, al piatto tradizionale della cucina abruzzese per il trofeo Angelo De Victoris Medori, al trofeo del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per il miglior abbinamento cibo-vino, il trofeo Centerbatoro e per la prima volta da questa edizione il trofeo dedicato all'alta professionalità che è stato vinto da Maurizio Petrucci della Fattoria Cerreto di Mosciano Sant'Angelo. Rino Saturni può vantare una grande esperienza nel campo della ristorazione. 23esima edizione dello Carratore d'Oro, e cosa possiamo dire? Possiamo dire che è sempre una bella manifestazione e anno in anno si arricchisce sempre di più con nuove esperienze dei cuochi, cuochi giovani. Sottolineavamo l'importanza della formazione. La formazione è importantissima. Se c'è una cosa da rimproverarli da parte, così, insomma, modestamente, che dovrebbero avere un po' più di coraggio, andare a fare esperienze un po' più lontano da casa. Comunque cambiare spesso locale dove lavora è un arricchimento di esperienze lavorative eccezionali. Ricordiamo un altro grande premio della Carratura d'Oro, che è l'Ubuknot d'Oro, quindi parliamo di dolcezze, e ricordiamo che ad aggiudicarsi questo premio in edizione 2013 è stato Giuseppe Corsillo del ristorante Nonno Cecchino di Campobasso. Fabrizio Camplone, la qualità è sempre protagonista, cosa possiamo aggiungere a questa serata che comunque ha lanciato dei messaggi importanti? Sicuramente è una bellissima serata e si vedono tanti ragazzi giovani promettenti, speriamo che siano il futuro sicuramente della ristorazione. Questa sera si sta insistendo molto anche sul concetto di formazione dei giovani talenti, lei cosa può dire al riguardo? Il futuro è quello. La formazione dei ragazzi sicuramente, è la base di tutto, c'è la formazione, la conoscenza, altrimenti non si può andare solo per intuito se non c'è la conoscenza della cucina. La promozione dell'Abruzzo anche come forma di marketing territoriale, d'accordo? Assolutamente sì, anche se adesso è un po' carente, purtroppo.